Può suonare retorico dire che nel silenzio di Montesole si odono ancora le raffiche di mitra dei nazisti. Né può suonare retorico dire che a Montesole i morti ammazzati parlano ancora. A Montesole parla anche Giuseppe Dossetti, che lì nel cimitero di Casaglia ha voluto essere sepolto per stare accanto agli innocenti sterminati dalla follia di quel settembre 44. Lui, l'antifascista che nel dopoguerra partecipò alla stesura del testo della Costituzione italiana, urla ancora contro la politica che delude la povera gente. Parla ancora di equità fiscale, di equità distributiva, di quell'equità che stride con il liberalismo sfruttatore e corrotto, di quell'equità che fa a pugni con la politica dei partiti assoldati al potere a tutti i costi. Lui urla tra i morti. E tra i vivi, chi condivide con lui il suo ideale politico di trattare i cittadini con il rispetto che si deve ai loro diritti di uomini? E soprattutto, chi condivide con lui la logica della ragione che non può tenere distinta l'etica dall'azione politica, né staccata la politica dalla fede? Questi erano gli ideali dell'ideale politico di Dossetti, l'idealista che nel suo cuore evangelico di monaco restava giurista e insieme uomo di chiesa, la sua chiesa, che desiderava sempre più attenta alle cose dello spirito.